soprattutto conoscendo Pippo, conoscendo la sua poetica, però c'è anche bisogno di grande cura per tutte le cose che nascono e che soprattutto nascono in maniera quasi spontanea dalla nostra terra. Pippo è uno di quegli autori che ha sviluppato una poetica. In Italia non ne abbiamo moltissimi, forse quello che conosciamo tutti o quasi tutti è Paolo Sorrentino. Pippo Mezzapesa è il nostro Paolo Sorrentino pugliese. Io sono... l'idea che Pippo abbia una poetica nasce dal fatto che sin dai primissimi lavori, sin dal lavoro degli esordi, che il Lido Azzurro, la poetica di Pippo è una poetica incentrata sulla libertà e sulla giustizia, sulla schiettezza dei suoi personaggi, su una voglia naturale di creare personaggi che siano puri. Pippo, ci vuoi aggiungere qualcosa su questo? Ciao a tutti, scusate la mia voce ma sono raffreddatissimo, bronchite, insomma, non sono nel pieno delle mie forze, della mia forma. I personaggi sono molto importanti nelle storie che amo raccontare e che ho sempre cercato di raccontare anche con i cortometraggi, con i documentari precedenti, perché a me piacciono in generale i personaggi che sono in qualche modo fuori dal coro e che lo sono perché hanno dei desideri un po' strambi, come era strambo il desiderio del custode del cimitero in cui non moriva mai nessuno, o del suonatore di piatti di Zinanà, uno dei miei vecchi cortometraggi che non entrava mai in tempo con l'attacco del maestro. Oppure perché sono in una fase concitata nella vita, in una fase di cambiamenti, in una fase di scelte, in una fase tormentata. E questo è il caso del paese delle spose infelici, in cui ci sono tre personaggi. La storia si incentra su tre personaggi, Veleno e Zazà, che sono due ragazzini che hanno due diverse estrazioni sociali, Veleno che è un borghese che sogna di scrollarsi via di dosso questi abiti borghesi e sporcarsi nel fango di questi campi di calcio in cui invece sguazza Zazà, che è quello che lui vorrebbe diventare, il suo alter ego. E poi c'è Annalisa, che è una donna più grande di loro, che non è adolescente come loro, ma sta vivendo come loro una fase di crescita, una fase di cambiamento, una fase anche lei tormentata, perché ha una profonda ferita che vuole colmare, ha una morte da superare. E quindi inevitabilmente questi personaggi si attirano e interagiscono tra di loro. Quindi ecco, anche in questo caso ho cercato di entrare nella psicologia dei personaggi, ho cercato di creare delle forti interazioni dei personaggi e di trovare la purezza, come dici tu, l'essenza di questi personaggi che era difficile da scovare nel romanzo di Mario Desiati, da cui parte il film, perché il romanzo di Mario Desiati è un affresco di un periodo molto lungo in cui questi personaggi si formano, in cui i personaggi crescono. Quindi c'è stato un profondo lavoro di scrittura, di destrutturazione, di scarnificazione del romanzo per riappropriarci dell'anima di questi personaggi e farli di nuovo vivere cinematograficamente. Una domanda a Vito. Sì. A proposito del suo intervento in questo lavoro, perché sappiamo che, se qualcuno di voi ha già visto, come spero, i precedenti lavori di Pippo, che i personaggi di Pippo hanno un loro realismo magico, una loro forza talmente potente nelle cose che dicono e che sentono, che in qualche modo possiamo paragonarli, e non mi sembra azzardato, ad alcuni dei massimi registi francesi contemporanei, i fratelli Dardan. I fratelli Dardan hanno fatto alcuni anni fa uno dei film loro più belli, Rosetta, in cui il male e il bene si fondono e acquistano una capacità espressiva al limite, diciamo, del giudizio morale che non viene mai dato, così come nei lavori, e in questo lavoro soprattutto di Pippo. Il personaggio, poi scoprirete
il personaggio di Vito è un personaggio che forse genera un punto di svolta ad un certo momento della storia. Vito, tu sei al tuo secondo, se non erro, lungometraggio importante. Il precedente è stato La casa delle donne di Domenico Mongelli. Come ti sei trovato a relazionarti con il lavoro di Pippo? Ho avuto piacere e privilegio di prendere parte a questa sua opera prima. Il lavoro di Pippo è stato con gli attori eccezionale, perché si è servito di interpreti, attori e non. Tutti sanno come sia interessante lavorare con attori non professionisti, con gente della strada. Tanti registi hanno messo su dei film eccezionali, ma la cosa particolare è che fa di Pippo sicuramente un regista vero e profondo, al di là delle scelte, è il fatto di aver azzerato assolutamente il gap fra gli attori, diciamo tra virgolette professionisti, e chi attore non lo è. E questo secondo me è un indicatore di grandissima qualità nella scelta registica. Poi personalmente l'esperienza è fortissima, è stata condizionata dal fatto di avere a che fare con un livello di qualità umana, professionale, veramente altissima. La mia unica preoccupazione era appunto quella di essere all'altezza della situazione, né più né meno. Te lo faccio fare un altro film. Un'ultima domanda prima che voi possiate ammirare l'opera di Pippo. Il tuo lungometraggio avrebbe dovuto chiamarsi, abbiamo letto dalle cronache, Veleno, che è anche un gruppo, oltre ad essere, era un gruppo di tifosi del Milan, di cui tu sei tifoso, no? E, tra l'altro nei tuoi lavori precedenti, anche soprattutto in Come a Cassano, il calcio ha un valore centrale, ma anche lo ha nei film, e soprattutto in uno dei film più belli di Paolo Sorrentino, che è L'uomo in più. Come hai recepito la lezione di cinema che è espressa da Paolo Sorrentino? Mi fa piacere questo paragone con Paolo Sorrentino, che tra l'altro mi ha scelto tempo fa per un progetto che è il progetto per Fiducia, quello per Banca Intesa San Paolo. E diciamo che io nella fase di scrittura, nella fase di strutturazione del film, cerco di mantenermi il più possibile lontano dalle influenze che possono arrivare dagli altri film, perché vorrei cercare di mantenere una purezza di sguardo. Poi inevitabilmente tutte le suggestioni che raccogli in una vita e tutti gli autori che ti appassionano, e Sorrentino ovviamente è uno di quelli, anche inconsciamente è chiaro che ti influenzano. Io ho scelto il calcio perché, un po' per quello che ti dicevo prima, perché i campi di calcio, soprattutto quelli periferici, sono dei luoghi di crescita, dei luoghi in cui si consuma una sorta di leva alla vita, in cui vengono meno anche le differenze sociali, anzi si fa di tutto per farle venire meno, per creare gruppo, per creare una forte solidarietà che è l'unica arma con cui si può fare squadra e con cui si può vincere. Quindi era il luogo ideale in cui far sviluppare, far fortificare l'amicizia tra Veleno e Zazà, tra due mondi diversi come quelli di Veleno e Zazà. E poi era anche una sfida, perché tutti mi dicevano: tu sei pazzo a fare un film sul calcio, le scene di calcio sono le scene più difficili da girare a cinema. Ed è vero, perché noi siamo bombardati di immagini di calcio ogni domenica, anzi quotidianamente, e quindi è strano vederle sul grande schermo,
e mi sono posto anche una domanda su come realizzarle queste scene. Ho deciso che forse astrarle dalla realtà, farne qualcos'altro, non renderle reali, fuggire dal naturalismo, forse era la soluzione migliore. Quindi spero di esserci riuscito. Comunque sono del Milano, sono anche del Bari. Prima di tutto. Forza Bari. Facciamo vedere assolutamente il film. Grazie. Ciao.